Bonjour ragazze, oggi è il mio sesto giorno di quarantena, ne mancano ancora quattro perché non ho nessun tipo di sintomo. Oggi però inizio a filmare più tardi perché non mi sono sentita benissimo stamattina, ma non nel senso che forse ho il Covid, non vi preoccupate, è che soffro di pressione molto bassa da sempre praticamente e quando mi stanco un po' di più, tipo adesso sto facendo il trasloco, ovviamente sto portando un sacco di cose pesante su e giù per le scale e ieri secondo me ho esagerato un pochino perché oggi mi sono alzata e mi girava la testa, quindi poi sono rimasta un po' a letto e ancora adesso non mi sento proprio nel pieno delle forze e quindi devo riposarmi un attimino di più oggi. Comunque è una bellissima giornata, c'è un sole bellissimo. C'è anche qualche nuvoletta, però è bellissimo vedere il cielo azzurro. Vi avviso che la casa è un casino, ragazzi, ma lo sapete, tra 20, no, tra 19 giorni, no, tra 19 giorni trasloco, quindi mamma mia, quindi potete immaginare, la casa è un casino, però non vedo l'ora di andare in casa nuova e poi non muovermi mai più, tipo perché sono veramente super super stufa di traslocare, ma quando bisogna, bisogna. Sto impacchettando tutto e scatolando tutto, ho un sacco di cose che devo buttare via, che ho preparato giù perché vengono a prenderle il 15, quelli proprio del comune. L'unico posto ancora decente e in ordine è il mio studio, perché aspetto sempre l'ultimo momento quando trasloco, aspetto sempre l'ultimo momento per appunto disfare il mio studio perché mi serve, però qui ci sono già i primi incasinamenti, qui ci sono già alcune cose che devo buttare. Se ne va in pensione anche il nostro unicorno di carta di Too Faced che si è pure rotto. Anche il bagno, come potete vedere, è abbastanza un casino, ma ho già svuotato tutto questo mobiletto appunto con le varie mensoline. Ho svuotato già anche il mio specchio, ho lasciato solo fuori le cose che mi servono in questi giorni. Il mobiletto sotto il lavandino è svuotato, ho messo tutto qui nello scatolone, ho tolto anche i portasciugamano, eccetera, quelli dell'IKEA, perché appunto il bagno è praticamente finito, devo solo raccogliere le ultime cose l'ultimo giorno che sarò qui, ma per il resto è fatto. Mi siedo ragazzi perché oggi veramente mi gira la testa in un modo incredibile. Comunque c'è una cosa molto importante che io vi devo dire, non so se avete notato la mia felpa, non so se l'avete notata la mia felpa, ma sì ragazzi, finalmente posso lanciare il mio merch, probabilmente lo vedrete già. È attivo qua sotto il video perché appunto è stato creato da Teespring che è affiliato a Google, quindi troverete sempre sotto i miei video appunto il mio merch da oggi in poi, penso che lo attiverò già da oggi e questa è una delle cosine. Come sapete volevo, perché ve ne avevo già parlato inizialmente, e come sapete volevo mettere sul mio merch la bambolina che ho come logo del canale da sempre, praticamente dagli inizi, a cui sono super affezionata, però non ho i diritti per utilizzare quelle immagini a scopo di lucro e non avevo più i contatti del designer che mi aveva fatto quelle grafiche, quindi i graphic designer di Teespring hanno creato una nuova me versione cartoon e questo è il risultato che a me piace tantissimo e mi sono ispirata tantissimo. Se vi ricordate, se siete un po' più vecchietti, ve li ricordate tutte quelle maglie, felpe, zaini, accessori diari della Onyx che andavano super di moda quando io ero tipo piccola, però mi ricordo che avevo tutto, avevo le maglie, eccetera, eccetera, e quindi ho voluto un po' riproporre quello stile, diciamo, però appunto questa sono io, ovviamente il top è rigorosamente rosa e c'è anche la mia cover del cellulare Louis Vuitton. Ma ragazzi, ma ci sono tantissime cosine, vedete, ci sono le cover per iPhone, le tazze, questa felpa è disponibile anche in due colorazioni, c'è anche in bianco, ma c'è anche un'altra linea perché c'è sia la linea appunto con la grafica, eccetera, mia, ma c'è anche la linea della quale sono ancora più orgogliosa, se posso dire così. C'è anche la linea, ragazzi, non potevo non dedicarla a Gatto Denver. Ci sono un sacco di cosine anche dedicate a Gatto Denver, che è stato disegnato da un graphic designer proprio appunto guardando l'immagine di Gatto Denver. E io vi faccio vedere due cosine, ma ci sono anche le t-shirt, appunto andate a vedere
qui sotto ho sul sito tutte le cosine disponibili, ma c'è anche la felpa, ragazzi, ovviamente con gatto Denver. E non so se si riescono a vedere i particolari, ma è proprio proprio gatto Denver. Notare anche le lentiggini sul nasino rosa, penso riusciate a vederle. Sì, e c'è anche la tazza. Riuscite a vederle un pochino meglio anche le lentiggini sul nasino? Però date un'occhiata appunto perché non ci sono soltanto la felpa e la tazza, ma ci sono tantissime altre cosine, sia con Gatto Denver che con la bambolina ispirata al logo del mio canale. Quindi fatemi sapere se vi piacciono queste cosine. Non escludo di crearne anche delle nuove, quindi se volete qualcosa in particolare fatemelo sapere. Le cover dell'iPhone, non so se co sono ancora disponibili per gli iPhone nuovi, quelli appena usciti, ma lo saranno a breve. Quindi niente, aspetto i vostri commenti, sono molto emozionata e contenta perché ci ho messo così tanto a creare il merch, perché ve ne avevo parlato tipo mi sa a maggio. Però ci sono stati un sacco di intoppi, appunto, primo tra tutti il fatto che io mi sia resa conto di non avere i diritti per poter utilizzare il logo del mio canale, quindi anche lì ho dovuto rifare tutto, tutto quanto, e io sono molto pignola, quindi non. Ovviamente, le prime cose che mi propongo non mi vanno mai bene, non avete idea di quante modifiche io abbia fatto fare al design di Gatto Denver, perché non ero mai soddisfatta. Prima era troppo bianco, poi era troppo arancione, poi prima era ancora troppo rosso e ho detto non può essere rosso, deve essere arancione, poi non c'erano le lentiggini sul naso, insomma. Ho rotto le scatole tantissimo con questi graphic design che probabilmente mi odiano, però io ci tengo tanto e devo essere soddisfatta e finalmente posso farvi vedere appunto le cosine, ma ce ne sono tanti altri, questi sono i design, però ci sono tante altre cosine. E se volete che aggiunga qualche altra cosina, fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti. Adesso vi faccio vedere il casino, il gatto Denver che trottola, il casino che c'è invece qua giù, ragazzi. Allora, lì ci sono scatoloni da buttare. Queste sono tutte cose che devo buttare, compresa quella lampada che ormai è tutta impolverata e non è manco più bianca, una specie di grigio di dubbio colore. E appunto queste sono le cose che devo raccogliere perché poi verranno a prendere l'immondizia direttamente qua davanti a casa tra qualche giorno. Qui c'è Gatta Stellina. Ciao Gatta Stellina. Ciao Gatta Stellina. Caro Denver, buongiorno! Loro vogliono la pappa, ovviamente. E questo è il casino momentaneo del soggiorno perché ho preparato altri scatoloni già chiusi e impacchettati, poi altre cose. Insomma, l'ultimo scatolone devo ancora chiuderlo. Sì, gatto Denver! Cosa c'è, gatto Denver? La pappa morbida? No, dopo la pappa morbida, gatto Denver. Adesso crocchette. Adesso crocchette! Il rumore di mamma. Sei bellissimo, buongiorno, buongiorno. Chi è che si mette davanti alla porta della camera e grida appena sente che mi sveglio? Caro Amber. La cabina armadio è più o meno come l'avete vista, sto raccogliendo ancora tutti i vestiti appunto per la ragazza a cui li regalerò, a lei e a sua sorella. Lì ci sono già appunto gli scatoloni fatti e oggi vorrei anche appendere appunto tutte le giacche. Mentre qui bisogna veramente ancora iniziare, ma tutte le borse di valore non andranno nei scatoloni, le porterò direttamente con me in macchina, in casa nuova. Ci sarà un bel po' di lavoro da fare, ragazzi. Voi non avete idea di quanto io sia felice perché finalmente posso indossare la felpa del mio merch. Perché avevo queste felpe da un po' ormai, però volevo aspettare che fosse tutto sistemato anche sul sito. Ci ho lavorato veramente tanto, ragazzi, quindi ne sono molto orgogliosa e insomma spero che piaceranno anche a voi queste cosine. Quindi adesso facciamo un po' di skincare, ragazzi, perché ho lavato il viso e sento che la pelle mi tira tantissimo perché non ho messo nessuna crema. Di solito la prima cosa che faccio dopo aver lavato il viso, lo sapete, è applicare il contorno occhi e poi vado sugli idratanti viso. Ma oggi faremo il contrario, applicherò prima gli idratanti viso e poi invece lascerò i patch occhi in posa. Voglio farvi Non so se vi avevo già parlato di questa crema in realtà di Lab Care Cosmetics, forse sì, ma un po' di tempo fa, ma finalmente mi è arrivato un nuovo vasetto e la sto riutilizzando. Questa è la crema viso anti-age con microsfere attive, ve le faccio vedere, contengono appunto il principio attivo più concentrato
e una volta che le applichi sul viso si disperdono il prodotto praticamente. Eccole qui, riuscite a vedere anche le microsfere dal vasetto. Prendo un po' di prodotto che tra l'altro mi sono resa conto che con le unghie lunghe non si prelevano le creme così, ma così, perché altrimenti ti vanno tutte sotto le unghie ed è, cioè ti va tutto il prodotto sotto le unghie ed è fastidiosissimo. Ragazze o ragazzi, insomma, che avete le unghie lunghe, potete dirmi come cavolo fate, perché per me è scomodissimo e non penso che una volta tolto questo acrylic le rifarò con l'acrylic e con l'allungamento, perché già le mie sotto sono lunghissime e quindi resterò sulle mie. Mi faceva ridere questa cosa perché per la prima volta nella mia vita ho imparato quanto sia complicato avere le unghie lunghe adesso che ho fatto l'acrylic, quindi vado a prelevare la mia crema così, mi fa un po' ridere, e la applico sul dorso della mano. Adesso vedrete perché, ne prendo ancora un po'. Prima di applicarla sul viso, aggiungo un po' delle mie gocce con vitamine A, C e E, sempre di Lab Care. Questo è un prodotto favoloso, come sapete, ecco qua. Lo applico sia da solo che mischiandolo all'idratante. Voilà. Qualsiasi crema idratante diventa una bomba di vitamine. Con queste gocce io le adoro. Ne ho usati, sto per dire chili, ma litri in questi anni. E non ungono, sono è come un olio secco, quindi non lasciano la pelle troppo unta e vanno benissimo anche sulle pelli miste come la mia o grasse, insomma. Massaggio per bene. Specialmente, visto che è una crema super anti-age, specialmente nelle zone dove si formano le prime rughette, tipo qui, contorno occhi vicino alle tempie, non vicinissimo il contorno occhi perché lì applicheremo un prodotto appunto apposito, e poi tantissimo sulla fronte. E in questo periodo, ragazzi, ho la pelle secchissima, anche non uscendo di casa, ma ho la pelle molto molto secca. E questo è veramente un super boost per la mia pelle. Ok, molto meglio. Io detesto la sensazione di pelle che tira ed è una sensazione che ho molto raramente perché ho la pelle mista, però mi capita appunto specialmente inizio inverno ed è super fastidioso. Ok, molto molto meglio. Leggo i capelli intanto, che altrimenti mi va la crema su tutti i capelli appena lavati. E poi applico i miei patch per il contorno occhi, questi li conoscete benissimo perché ne parlo sempre, sono i patch liquidi, appunto sono proprio come dei patch normalissimi, però sono liquidi barra in crema, questo l'ho quasi finito. Anche questo, rigorosamente, questo mi fa troppo ridere. E li applico appunto proprio dove andrei ad applicare i patch normali. Ed è uno dei trattamenti più intensivi, più urto per il contorno occhi quando ho chiaie o magari la sera prima, non lo so, non ho applicato la crema idratante sugli occhi e questo appunto va un po' a rimediare. Ok, adesso lascio i miei patch in posa per una decina di minuti, dopodiché vado a risciacquare. E ho finito con la skincare. Quello che mi piace di più di questi patch è che, vabbè, un po' con tutte le creme, no? Quando le applichi, poi hai quella specie di sensazione di pelle idratata più morbida rispetto a prima, è normale. Però poi, dopo un paio d'ore, l'effetto se ne va. Invece con i patch, anche quando io li applico la mattina e poi mi trucco, mi strucco nell'arco della giornata, eccetera, dopo che mi sono struccata, sento comunque la pelle ancora più morbida, ancora più idratata rispetto a se non li avessi messi. Non so bene come spiegarla questa cosa, ma dura l'effetto idratante, nutriente, perché non sono solo idratanti, sono più nutrienti. L'effetto dura a lungo e questa è una grossa differenza che ho notato rispetto agli altri prodotti. E io sono particolarmente fissata con il contorno occhi da sempre. Ho iniziato, lo sapete, ad applicare creme per il contorno occhi, penso tipo a 15 anni, una roba del genere, prima con i gel, e non ho mai smesso. E adesso sono passata ai trattamenti super 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 nutrienti, idratanti, super urto, una bomba di idratazione, ma perché le prime rughette
tendono a formarsi in questa zona, le zampe di gallina, eccetera. Quindi è super, super, super importante idratare sempre molto bene questa zona, non averla mai, mai, mai secca. Ricordatevi che se volete acquistare i prodotti Lab Care Cosmetics, ricordatevi di utilizzare il codice sconto è Natale20, che non è attivo ancora per tantissimo, quindi Natale20 avete il 50% di sconto su tutto, quindi pagate tutto la metà, con una spesa minima di 79 euro, che però quando ci applicate lo sconto si dimezza. Non sarà attivo ancora per tantissimo, quindi io vi lascerò il link direttamente al sito di Lab Care qua sotto nel box informazioni. È un brand 100% made in Italy, lo trovate in tutte le farmacie oppure online dal sito del brand, però ovviamente se volete acquistare qualcosina fatelo online dal sito del brand perché avete lo sconto, e la spedizione su Lab Care è sempre gratuita. Quindi adesso io aspetto ancora un pochino che i miei patch facciano super effetto, e nel frattempo ragazzi, i piani di oggi secondo voi? Ovviamente fare trasloco, ovviamente preparare, fare scatoloni, eccetera eccetera. Quindi so che questi vlog possono essere un po', non lo so, spero che non siano noiosi o ripetitivi, lo so che non c'è, nel senso, io vi faccio sempre vedere la vita reale, non voglio inventarmi o far vedere cose che non sono vere, non lo so, per movimentare i vlog, voglio farvi vedere effettivamente come sono le mie giornate ed effettivamente come la mia vita è in questo momento. È in pieno trasloco, la mia vita è un trasloco in questo momento, infatti non vedo l'ora di trasferirmi perché poi non mi muovo più da quella casa, non me ne vado più, cioè proprio metto radici perché non voglio mai più traslocare. Ma ovviamente sono un, devo dire la verità, sono diventata un'esperta perché ci sto mettendo molto meno rispetto alle altre volte, cioè sono diventata tipo super esperta di traslochi e riesco ad inscatolare e organizzare tutto in 448, quindi per questo devo dire, potrei quasi mettere su una ditta di traslochi perché sono veramente, l'unica cosa che mi manca è la forza, faccio una fatica a trasportare le cose su e giù per le scale, ma per il resto sono super organizzata. Però appunto spero che non siano, non lo so, noiosi questi video, se lo sono scusatemi, ma vi faccio vedere proprio la mia vita vera, com'è e come sono le mie giornate. E appunto in questo momento è tutto incentrato, è tutto che ruota, in questo momento tutto ruota attorno al trasloco, ecco. Visto che non ho ancora mangiato niente, vorrei farmi un frullato, qualcosina di super vitaminico. E qui ho le fragole, mela verde, un po' di spinacino e poi anche banana. Ho già messo nel frullatore la mela verde e la banana, adesso aggiungo le fragole lavate, voilà, e il nostro spinacino, che qui in Olanda si chiama praticamente baby spinaci. Questi sono già lavati, ma io li rilavo sempre in realtà. Voilà. E adesso mi piacerebbe aggiungere della spremuta d'arancia fresca, che però non ho. Quindi sostituiremo con il mio solito latte di mandorla, che dovrei avere, sì, eccolo qua. Shakeriamo. Ok, penso che possa bastare. Azioniamo il frullatore ed è fatto. Cin cin ragazzi, alla fine ho aggiunto un po' di semi di chia e polvere di açaí. Penso si dica açaí, non sono sicura, correggetemi se sbaglio. Cin cin. Un po' di vitamina ragazzi, questi frullati mi aiutano sempre tantissimo a recuperare le energie, specialmente se ho appunto la pressione bassa, che è strano perché di solito ho la pressione bassa quando fuori c'è quel tempo grigio, quando piove, quelle nuvole basse, non so come mai, invece oggi che è sereno, tutto azzurro il cielo. Però oggi devo stare particolarmente attenta. Se avete la pressione bassa anche voi, cosa fate per sentirvi meglio? Nel senso, io conosco solo un trucchetto ed è quello, boh, a parte che
se mi gira proprio tanto 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 la testa, metto le gambe in alto e piano piano mi sento meglio, ma quello è proprio in casi super estremi, non sono mai svenuta. Però ci sono andata molto vicino, tipo quando vedi tutte le stelline e vedi tutto nero, però non sono svenuta, quindi vorrei anche restare, vorrei anche non svenire mai. Però quindi una cosa che faccio è appunto alzare le gambe, mi sento subito meglio, mi sdraio e alzo le gambe. E un'altra cosa che faccio che mi aiuta è metto tipo un granello o due granelli di sale grosso sotto alla lingua, anche quello mi aiuta, però non dura tantissimo, quindi se avete consigli, ben venga, scrivetemeli nei commenti. Gattoni, volete uscire voi intanto? Gattoni? Gatto Denver? Gatto Denver sì, gatta Stellina? Vuoi uscire anche tu, piccola scoiata? Sì, annusami, che tu mi devi sempre annusare mille volte, si sa mai che non sia veramente io. Vieni, gatta Stellina, vuoi uscire? Sono scomparsi anche già tutti i cuscini dal divano, ho già inscatolato anche quelli. Vieni, gatta Stellina. Ho spazzolato tantissimo gatta Stellina, è super super morbida e abbiamo tolto tutti quei nodi antipatici, tutti tolti. Vieni gatta Stellina, Denver! Denver! Forza ragazzi, fate il vostro giretto. Eccoli, eccoli. Sì? Sì? Sono stati fuori 5 minuti i gatti, perché fa troppo freddo. Gatto Denver, questi rumori è il riscaldamento. Gatto Denver è sul chi va là, perché ho acceso il riscaldamento e si sente l'acqua nei tubi, non lo so, insomma fa rumore. Non c'è niente, gatto Denver. Cosa c'è? Cosa c'è? Sono letteralmente circondata da scatoloni, ne ho preparati 1, 2, 3, 4 di quelli grandi che servono per appendere, infatti poi ci ho messo queste aste che servono appunto per appendere le giacche, i cappotti direttamente con l'appendino e di queste che sono parecchio alte ne ho 4 adesso, ma ne ho altre in garage, ma non so se me ne serviranno tantissime. E poi ho fatto un altro di questi scatoloni, anche questo bello grande qui. Visto che è molto grande, devo metterci cose abbastanza leggere, quindi penso di portarlo su e di metterci tipo asciugamani, lenzuola, coperte, eccetera. Ok ragazzi, mi sto portando avanti, riempiti uno scatolone con appendini e qui ne ho riempiti altri 3. Eccoli qua. Ho fatto un po' un decluttering anche per quanto riguarda le giacche e i giubbotti e qui il terzo e poi qui il quarto. Avrò bisogno ancora solo di uno scatolone di questo tipo, quelli con appunto le aste per gli appendini. E per il resto invece saranno tutti così e un po' più piccolini. È appena arrivato il corriere e mi è arrivato il nuovo microfono, ragazzi. Evviva, evviva! È stato un consiglio di Marta ed è questo video micro di questo brand che non so pronunciare, Rode, non lo so. Comunque lei si trova molto bene con questo microfono, quindi l'ho preso anch'io e sto aspettando che mi arrivi la nuova videocamera. Come vi ho detto in diversi video, nel montaggio quando monto i video mi rendo sempre conto che questa videocamera perde costantemente la messa a fuoco e poi vedo che me lo dite anche voi nei commenti, sono lì che penso sì effettivamente. Quindi sto cambiando, nonostante questa sia nuova, ma appunto sto cambiando videocamera e sto aspettando che mi arrivi quella nuova. Dovrebbe arrivarmi domani se tutto va
come deve andare, perché con i pacchetti eccetera ovviamente anche qui è un pochino complicato questo periodo, però dovrebbe arrivare domani, incrociamo le dita, e molto probabilmente il prossimo video sarà già con la videocamera nuova. Mentre scatolavo le cose mi ha scritto Nile, siamo stati al telefono un sacco di tempo, adesso sì penso che sia arrivata l'ora della pappa morbida ai gatti. Sì, lo so, è ora della pappa morbida. Gatta Stellina, anche tu sei pronta? Gatta Stellina non dice niente, però aspetta. È molto paziente. Lascia fare a Denver tutto il lavoro di piangere, gridare, fare tutte quelle moine come se non mangiassero da un mese. Sì, Gatta Stellina, sì. Gatta Stellina al massimo brontola, non so se l'avete sentita. Brontolato un po'. Sì. Oggi che cosa offre la casa gattoni? Abbiamo sempre Almo Nature. Mi avete chiesto se collaboro con Almo Nature, ma no ragazzi. Ho solo comprato un sacco di pappa di questo brand. So che ha ottimi ingredienti, tutti naturali, quindi prendo insomma spesso questo brand, ma non sempre solo questo. E questo è appunto Almo Nature Salmone. Ed ecco qua la pappa per gatto Denver e gatta Stellin. Gatto Denver, vai di là. Bravo, gatto Denver. Prepariamo la cena, ragazzi. Farò una semplicissima pasta col tonno, però il sugo lo preparo io stavolta. Non verserò, di solito versavo sempre la scatoletta di tonno nella pasta, un po' d'olio d'oliva e basta. Adesso invece farò tipo un sughetto con i pomodorini e userò questi pomodorini. Questi qui, che non so come si chiamano, però ho visto che mi piacciono di più quelli rotondi, hanno la buccia un pochino più morbida, questa rimane un po'... non mi fanno impazzire, però ovviamente li devo finire e ovviamente sto cercando di finire tutto quello che posso dal frigorifero, così quando mi trasferisco non devo portare via anche tutto il cibo. Prima cosa, mettiamo l'olio in padella e volevo farvi vedere, ho trovato questo, adesso ditemi se in Italia c'è. Bertolli è un marchio assolutamente italiano, però non so se questo da noi si trova o no, e io quando l'ho visto l'ho preso istantaneamente perché è una cosa che ho visto sempre in America e volevo troppo provare anch'io, ed è un olio extravergine di oliva però spray, quindi io non so che cosa aspettarmi, non so se devo agitarlo oppure no, presumo di no. No vabbè, adoro, ma a me non sembra olio, perché è bianco? Oddio, il profumo è di olio d'oliva in effetti, però ragazzi a me non ispira tantissimo, che cosa ne dite voi? Eppure dovrebbe essere composto di olio di oliva raffinata, ma che cosa ho preso? Olio di oliva vergini, ma com'è scritta sta roba ragazzi? È scritto sbagliato. Perché c'è scritto olio di oliva vergini? Cioè... e poi cos'è il composto di olio d'oliva? Boh, non lo so ragazzi, adesso useremo questo. Adesso almeno ha un po' più l'aspetto di olio d'oliva, un po' di più. Adesso vado a grattugiare la cipolla nell'olio, perché non mi piacciono i pezzetti, quindi la grattugio sempre e uso sempre questa parte della grattugia. Ho abbrustolito la cipolla anche un po' troppo, ho aggiunto i pomodorini adesso e un po' di spezie varie. Adesso prendo anche un po' di questo concentrato e una salsina di pomodoro e verdurine della Mutti, che è un brand italiano che per fortuna qui in Olanda trovo sempre. Ci ho messo un secolo ad aprire la scatoletta di tonno, ragazzi. Se avete le unghie lunghe io veramente non so come fate, cioè io mi devo aiutare col cucchiaino, cioè è un'impresa impossibile e non sono neanche così tanto lunghe. Cioè, vabbè, comunque adesso aggiungiamo il tonno al nostro sughetto, che nel frattempo si è amalgamato per bene. Ho aggiunto ancora qualche pomodorino. Fatto, amalgamiamo anche questo per bene. Ma ho ricevuto una telefonata che mi ha fatto molto piacere, sono stata al telefono per tantissimo, quindi ho mangiato mentre ero al telefono, quindi non vi ho fatto vedere il tasting della pasta, però era molto buona. E adesso mia family, io mi sa che mi metterò al montaggio di questo video.
e mi scuso ancora con voi se per voi ieri, per me oggi, non ne ho caricato uno, ma ce l'avevo pronto, ma sto aspettando l'ok del brand, e lo sapete che a volte succede. Io e Gatto Denver nel casino più totale, ragazzi. L'unica cosa in ordine di casa mia in questo momento è l'albero. È seriamente solo l'albero, cioè l'albero di Natale è bello, perfetto, eccetera. Tutto il resto è un disastro. Anche tu sei bellissimo, Gatto Denver. Anche tu sei bellissimo. Come mi guarda Gatto Denver. Come mi guarda Gatto Denver. Quindi scusatemi per questi vlog di trasloco sconclusionati in cui so che non faccio niente di particolarmente interessante, perché tra scatoloni, lavoro al computer, scatoloni e il fatto che sono in quarantena non posso fare tantissimo. Quindi mi dispiace sempre, non so mai se i video vi piaceranno, se i vlog sono abbastanza movimentati, se sono abbastanza lunghi, però ragazzi lo sapete, queste sono le mie giornate in questo momento e io questo vi documento, insomma, sono sotterrata dagli scatoloni e non vedo l'ora di essere in casa nuova e poter sistemare tutto e non vedere più scatoloni per tanti anni della mia vita. Quindi mia family, adesso appunto mi metterò qui al montaggio del vlog che sto filmando, di questo video che sto filmando in questo momento. Io vi mando un bacio grandissimo, venite qui come al solito, vi abbraccio fortissimissimo. Volevo anche ringraziarvi, perché mi stavo dimenticando, volevo tanto tanto ringraziarvi per il feedback super positivo che nuovamente ho ricevuto con l'ultimo video dedicato appunto al narcisismo, a questa patologia. Quindi vi ringrazio e soprattutto voglio dirvi che se mi scrivete dei messaggi a riguardo e non vi rispondo, scusatemi dal profondo del cuore, mi dispiace veramente tanto, ma cerco di rispondere a quanti più messaggi che riesco, però non riuscirò mai a rispondere a tutti, quindi perdonatemi, però sappiate che cerco con tutta me stessa di rispondere specialmente a messaggi legati a, appunto, a questa tematica, perché so che sono messaggi molto importanti, quindi sappiate che insomma ci sono, vi leggo e per me è importante che passi questa cosa, ecco, che se non mi scrivete e vedete che magari non vi rispondo è solo perché appunto per me è veramente difficile starci dietro a tutti i messaggi, ma ci provo, ci tengo. Quindi bacio grande appunto mia family ancora, e noi ci vediamo, voi vedrete questo video domani che è venerdì, quindi noi ci vedremo lunedì con un nuovo video. Buon weekend, ciao.